Ciao a tutti da Tecnos e benvenuti a questa seconda parte della video comparativa tra il Sony Xperia Tab Z e il Samsung Nexus 10. Abbiamo già analizzato nel precedente video, le differenze dal punto di vista delle caratteristiche hardware, delle dimensioni, dei materiali utilizzati, nonché dell'interfaccia e del sistema operativo. Andiamo adesso con questa seconda comparativa, questa seconda parte della comparativa, ad analizzare l'aspetto multimediale dei due terminali, nonché le prestazioni, e vedremo anche un esempio di gioco eseguito su tutti i due terminali, l'utilizzo del browser sui due prodotti, e quindi tireremo le nostre conclusioni. Partiamo quindi dalla parte multimediale. Vi ricordo alcune caratteristiche, soprattutto per quanto riguarda la fotocamera posteriore. Sensore Eximo R su il Sony Xperia Tab Z, 8 megapixel retroilluminato, ottica f2.4, e abbiamo qui invece un'ottica, mi sembra fosse un f2.6, ma non vorrei sbagliarmi, 5 megapixel purtroppo non retroilluminati, ma abbiamo il flash LED, cosa che non abbiamo sul Sony Xperia Tab Z. Se andiamo a vedere le interfacce delle due fotocamere, vediamo subito come Sony ha ampiamente personalizzato l'interfaccia della fotocamera per quanto riguarda il Sony Xperia Tab Z, e abbiamo, vi rimando ovviamente al focus multimediale che ho fatto sul prodotto se volete maggiori approfondimenti, ma abbiamo veramente tutta una serie di impostazioni che va dallo scatto normale, lo scatto multiplo, i vari effetti che possono essere applicati in tempo reale sull'immagine, le foto panoramiche e via discorrendo. Analogamente per quanto riguarda la parte video, anche qui abbiamo tutta una serie di settaggi e di impostazioni che sono veramente tantissime. Quindi sicuramente una personalizzazione maggiore per quanto riguarda la fotocamera di Sony, con il tasto video e il tasto di scatto direttamente affiancati, che trovo essere una cosa estremamente comoda. Interfaccia del Samsung Nexus 10 è assolutamente stock per quanto riguarda la fotocamera, con questa nuova settore a ghiera che è stato introdotto con la 4.3, leggermente diverso. Ci sono anche qui una serie di impostazioni che però non sono tantissime e spaziano dal selettore della scena, del bilanciamento del bianco, le dimensioni, se avere o meno l'autoscatto e la località, quindi il geotagging, e qui abbiamo l'esposizione. Quindi come vedete le impostazioni sono abbastanza limitate, insomma il flash e il settore della fotocamera anteriore. Abbiamo però la possibilità, se non ricordo male da qualche parte, qui no, c'è sulla 4.3 per il Nexus 4 per esempio la possibilità di selezionare l'HDR, qui non c'è, scusatemi, non so, forse dal fatto della videocamera di prima non avete visto tutte le varie impostazioni. Ecco, questi sono tutti i vari selettori, spero che adesso si veda un pochino meglio. Abbiamo qui lo scatto normale, la ripresa, la panoramica e il photosphere forse è la vera differenza che fa introdotta la 4.2.2 sui dispositivi Nexus, quindi la possibilità di creare delle foto in stile appunto Street View con il vostro Nexus. Anche per questo vi riguarda il focus multimediale che ho fatto in questo prodotto, la 4.2.2, che però insomma non si discosta molto a parte quelle due o tre modifiche all'interfaccia. Bene, queste le interfacce dei terminali, ma se parliamo di qualità di foto, se parliamo di qualità delle foto vi posso garantire che c'è da rimanere delusi da tutti e due i terminali. Effettivamente a onor del vero è difficile trovare normalmente è difficile trovare dei tablet che hanno un settore, un reparto diciamo multimediale per quanto riguarda le foto e i video interessanti. Generalmente sono sempre tutti sottotono e vi garantisco che purtroppo questi due terminali non fanno eccezione, cioè presentano tutte e due un comparto fotografico abbastanza sottotono. Forse tra i due il Sony Xperia Tab Z è quello che un pochino si salva di più, le macro comunque vengono bene anche sul Nexus 10, vi garantisco. Però ecco, sicuramente dai due terminali ci si poteva aspettare di più, sicuramente ci si poteva e ci si doveva aspettare di più tra i due a onor del vero,
il Sony Xperia TAB-Z, visto che monta un sensore eximo RR, insomma, che per quanto non è l'ultimissimo eximo RR, ma sicuramente un ottimo sensore fotografico. Eppure le foto e i video non sono niente di fantascientifico. Vi rimando ai due focus che ho fatto sulla parte multimediale se volete approfondire questi discorsi. Abbiamo visto quindi il comparto foto e video. Parliamo adesso del comparto audio. I due speaker si sentono molto bene su tutti e due i terminali. Ovvio che gli speaker anteriori del Nexus 10 garantiscono un coinvolgimento maggiore. Eppure, vi ripeto, tutti e due i prodotti, col fatto che hanno degli speaker stereo, si sentono molto bene. Per quanto riguarda l'ascolto in cuffia, secondo me il Sony vince sul Nexus 10 perché ha un'equalizzazione ancora superiore. L'equalizzazione del Nexus 10 è abbastanza standard da questo punto di vista. Vediamo se riesco. Eccolo qua, questo è l'equalizzatore standard. L'equalizzatore Sony è sicuramente più interessante. Vediamo un po', Clear Audio è uno dei vari tipi di equalizzazione. Qui, eccolo qua, abbiamo l'equalizzazione Sony con tanto di varie impostazioni presenti, tra l'altro, se volete, anche su Nexus 10, ma il risultato finale è sicuramente più di effetto sul Sony Xperia TAB-Z. Non che insomma il Nexus 10 si senta male, però il Sony Xperia TAB-Z sicuramente risalta di più per quanto riguarda il discorso cuffie. Per quanto riguarda ovviamente il discorso riproduzione video, purtroppo tutti e due i terminali non si comportano benissimo, o meglio, diciamo che alla fine sono nella media di quelli che sono i prodotti ormai recenti, tranne i Samsung Android, ovvero riescono a riprodurre bene solamente gli MKV. Se andiamo a riprodurre questo, scusatemi, gli MP4, questo è un MP4, vedete non ci sono problemi. Se proviamo invece a riprodurre file come MKV o per esempio, peggio mi sento, insomma, se parliamo di Windows Media Video, ma già MKV e a volte anche su DivX abbiamo qualche problema. Il discorso si risolve tranquillamente su tutti e due i terminali utilizzando video player di terze parti come MX Player o come Dice Player. Vi rimando ai focus multimediali che ho fatto per entrambi i prodotti se volete approfondire il discorso riproduzione video. Bene, quindi abbiamo affrontato più o meno tutto quello che riguarda la parte multimediale: audio video, cattura, quindi foto, cattura video, riproduzione audio, riproduzione video e l'utilizzo delle casse. Andiamo adesso a parlare delle performance dei due prodotti. Vi ricordo le differenze: APQ 8064, quindi quad core da 1.5 GHz, 2 GB di RAM e GPU Adreno 320. Abbiamo qua invece Cortex 5250, Exynos 5250, un Cortex a 15 dual core da 1.7 GHz, sempre 2 GB di RAM e la scheda grafica è l'ARM Mali T604. In cosa si traduce questo? Beh, nell'utilizzo quotidiano vi posso garantire che non ci sono delle differenze abissali tra i due terminali, ovvero i due terminali sono entrambi molto veloci, assolutamente godibili nell'utilizzo quotidiano e per velocità generale del sistema operativo e dell'interfaccia e per performance nelle varie applicazioni e nei giochi. Quindi la differenza tra il quad core da 1.5 e il dual core da 1.7 nell'utilizzo quotidiano non si sente moltissimo. Dove lo possiamo sentire? Lo possiamo sentire in determinate situazioni, come per esempio alcuni giochi, se andiamo ad utilizzare la grafica veramente a livelli altissimi. Ma in questo caso, secondo me, dobbiamo considerare che le differenze leggermente a favore del Sony Xperia TAB-Z sono anche parzialmente dovute alla differenza di risoluzione, cioè il Nexus 10 muove una quantità di informazioni estremamente superiore rispetto al Sony Xperia TAB-Z, perché abbiamo qui ben 2560x1600 contro 1900x1200, quindi una risoluzione estremamente più alta. Questo è RITAG-GP2 su tutti e due i prodotti. Andiamolo ad eseguire adesso con le impostazioni grafiche. Vi faccio vedere le impostazioni grafiche di default per i due prodotti. Se vado a mettere default settings, qui praticamente ci leva quasi tutto e di qua invece lascia la risoluzione al massimo.
Le differenze poi si giovano qui nelle impostazioni avanzate, anche qui il default settings ci dà dei risultati diversi, ma con le impostazioni diciamo suggerite di default, che sono leggermente inferiori come qualità sul Nexus 10, i due prodotti girano benissimo. Ovviamente il Nexus 10 compensa la differenza di qualità grafica impostata dal gioco con la risoluzione, ovvero la risoluzione altissima del Nexus 10 garantisce comunque una qualità alla fine generale del gioco altissima, perché seppure magari qualche effetto grafico è stato eliminato, la qualità delle texture non è impostata al massimo livello, la risoluzione così alta comunque garantisce una qualità finale veramente ottima. Andiamo ad eseguire il gioco, mettiamo un attimo in pausa qui sul Nexus 10 e lo eseguiamo un attimo momentaneamente sul Sony Xperia Tablet Z. Vedete, adesso alzo anche un po' il volume. Non ci sono problemi per quanto riguarda il gioco e la fluidità in generale. Eccolo qua, a parte questo mio salto un po' scarso, vedete il gioco gira molto fluido. Per chi di voi conosce Riptide GP sa insomma che è un gioco con una grafica molto bella ma anche abbastanza pesantuccia. Eccolo qua. Eppure vedete, non ci sono particolari problemi. Mettiamo in pausa il gioco e vediamo come si comporta. Abbassiamo il volume invece sul Nexus, ho alzato invece che abbassare, sul Nexus 10. Ok, facciamo un hide tips. Eccolo qua, non so quanto si riesce a sentire in camera, ma vi garantisco che gli speaker frontali danno un effetto stereo sicuramente più di impatto rispetto a quelli laterali. Come vedete la fluidità del gioco è ottima e la grafica, per quanto magari con texture di qualità inferiore rispetto al Sony Xperia Tablet Z, almeno con queste impostazioni grafiche di default, è sicuramente di tutto rilievo, anche grazie all'altissima risoluzione a cui sta girando il gioco, cioè 2560x1600, veramente una risoluzione, se ci pensate, clamorosa. Bene, vi faccio vedere, tanto per rendervi adesso conto del discorso di cui vi parlavo prima, cosa succede impostando invece la grafica a livello massimo possibile per tutti e due i terminali. In questo caso vedrete c'è un leggero vantaggio del Sony Xperia Tablet Z rispetto al Nexus 10, ovviamente perché il Sony Xperia Tablet Z ha, sì è vero, un quad core con una GPU molto prestante, ma è anche vero che ha insomma una quantità di dati da muovere inferiore, proprio perché comunque la risoluzione è più bassa. Ovvio che parzialmente potrebbe, non so fino a che punto, esserci anche un discorso di, eccolo qua, ok, vi dicevo, ci potrebbe anche essere ovviamente un discorso di differenza di architettura hardware che gioca in questo a favore del Sony Xperia Tablet Z, ma sicuramente secondo me una grossa differenza la fa la quantità di informazioni che muove questo prodotto. Vedete, comunque forse è leggermente meno fluido di prima, ma parliamo, almeno qui dal punto di vista della presentazione, parliamo comunque di due ottimi prodotti. Andiamo a metterlo in pausa di qua e lo avviamo sul Nexus 10. Vedete, c'è un po' meno fluidità rispetto a prima, ecco, in alcuni casi c'è anche qualche scattina a dirla tutta, però ecco, qui abbiamo impostato la grafica su livelli pazzeschi e ovviamente vista l'altissima risoluzione, e forse potrebbe essere anche un discorso di hardware, ma non so fino a che punto, comunque c'è una fluidità sicuramente inferiore rispetto alle impostazioni intermedie. Ovvio che tra le impostazioni default disabilita quasi tutto e quella che ho impostato adesso, dove c'è tutto abilitato,
potete tranquillamente giocare e vedere fino a che impostazioni si mantiene una fluidità, insomma, altissima come quella che vi ho fatto vedere nella prima prova. Tanti altri giochi non hanno il minimo problema anche con la grafica settata al massimo, e altri invece magari possono avere qualche problemino in più. Però ecco, la risoluzione altissima del terminale ovviamente paga in determinate situazioni con giochi molto molto pesanti. Vediamo invece cosa succede con il Sony Xperia Tablet Z. Anche qui la grafica è veramente notevole. Alzo un pochino. Ecco, anche qui c'è qualche si vede un calo di frame rate rispetto alla precedente versione, però ecco, sicuramente più contenuto rispetto a quello fatto registrare sul Nexus 10, probabilmente perché, appunto, come vi ho detto, la vera architettura hardware è diversa, ma qui ci sono anche molti meno dati di movimento vista la differenza di risoluzione. Quindi comunque sono due ottimi prodotti, vi garantisco, dal punto di vista delle prestazioni e nell'utilizzo quotidiano e nell'utilizzo nei giochi, che vi daranno assolutamente delle soddisfazioni, e per la qualità dei display e per la potenza sprigionata dei due terminali. Bene, quindi anche questo diciamo confronto per quanto riguarda le prestazioni lo abbiamo fatto. Abbiamo visto un leggero vantaggio del Sony Xperia Tablet Z per quanto riguarda la parte dei giochi con grafica molto molto spinta, grazie anche alla risoluzione inferiore. Andiamo adesso a parlare di una parte molto molto interessante, che è il browser. Iniziamo da Ocean Browser. Perché iniziamo da Ocean Browser? Perché sapete tutti che Chrome non lo amo particolarmente. Ocean Browser invece è un browser, secondo me, assolutamente ottimo per questi terminali. Vede qui anche, spero sia apprezzabile, la differenza del punto di bianco tra i due prodotti, un po' più giallo sul Nexus 10 e un po' più tendente all'azzurro, un po' più giallo sulle Xperia Tablet Z e un po' più tendente all'azzurro sul Nexus 10. Vi dicevo, questo, ok, questo browser è sicuramente ottimo perché fa schermo intero, dà la possibilità di utilizzare i controlli rapidi come era sul browser stock, ma soprattutto supporta il flash. Adesso vado a caricare Repubblica su entrambi i terminali. Questa è ovviamente la versione mobile del sito, che vedete non ha problemi su nessuno dei due prodotti. Andiamo però adesso a caricare la versione desktop e vediamoci le differenze. Scusate, non ho acchiappato sul Nexus 10. Ok, vedete che è possibile utilizzare il flash su entrambi i terminali, proprio perché il browser, Ocean Browser, supporta tranquillamente il flash su entrambi i prodotti. Non so perché la pagina di Repubblica sta facendo tutto questo macello, probabilmente perché c'è una pubblicità in flash in sovraimpressione. Proviamo a caricare la pagina senza flash per farvi vedere, ecco, la fluidità assolutamente altissima del browser su tutti e due i terminali. Noto che lo scrolling sul Tablet Z è un po' più morbido ed è invece magari un po' più a strappo, un po' più veloce sul Nexus 10, ma sono sicuramente due prodotti ottimi e fluidissimi. Andiamo a vedere il pinch to zoom. Ecco, vedete, molto molto veloce su entrambi i prodotti, nessun problema, così come il pan, assolutamente nessun problema. E abbiamo tra l'altro con questo browser la possibilità di fare un doppio tap per avere un resize del testo. Eccolo qua, vedete, quindi veramente un ottimo browser. Se a questo aggiungete il fatto che possiamo, e abilitiamo finalmente sto cavolo di flash, così vediamo sta pubblicità che so 3 ore che ci rompe le scatole, ecco qui abbiamo abilitato il flash su tutti e due i terminali, Android 4.3 e Android 4.2.2. Quindi sicuramente un'ottima cosa. Chiudiamo questa pubblicità
Eccoci qua. Vedete, i terminali non hanno perso niente, pur avendo il flash abilitato, assolutamente. Guardate comunque la velocità ancora di risposta dei due prodotti, assolutamente altissima. Quindi un browser, questo Ocean Browser, che mi sento assolutamente di consigliare. Se tiriamo le somme, io direi una parità. Il Spiedra BZ è sicuramente più morbido, più veloce, magari un po' più a strappo il Nexus 10, ma due prodotti assolutamente fluidissimi e senza alcun tipo di problema. Andiamo a vedere il comportamento adesso con un altro browser. Uno a caso, indovinate un po' quale, Chrome. Oh, e anche qui c'è da dire che grazie a ecco, abbiamo Repubblica tutte e due, quindi la carichiamo direttamente. Grazie agli ultimi aggiornamenti, Chrome è migliorato molto su questi due prodotti, sia sul Nexus 10 che sull'Xperia TAB Z. Andiamo ovviamente a vedere la pagina in versione brunetta, ve lo regalo, la pagina in versione classica. Eccola qua. Qui ovviamente il flash, manca a dirlo, è completamente assente. Come non c'è la possibilità di andare direttamente in full screen se non dopo un movimento, e non ci sono i controlli rapidi laterali che secondo me sono comodissimi, però vedete, assolutamente continuano ad essere tutte e due fluidi e veloci senza nessun problema. Molto più fluidi, ecco, e veloci di quanto non avvenga su altri terminali. Quindi un po' per gli aggiornamenti di Chrome, un po' per la potenza di questi due prodotti, devo dire che anche la navigazione con Chrome, che normalmente è ostica, in questo caso comunque è molto 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 buona. Quindi abbiamo visto, direi, una sostanziale parità secondo me per quanto riguarda la navigazione. Bene, andiamo a tirare le somme. Abbiamo visto questi due terminali, abbiamo visto tutte le differenze che secondo me sono più interessanti tra questi due prodotti. Partiamo con dire una cosa. Qui, secondo me, almeno allo stato attuale, abbiamo il meglio del meglio per quanto riguarda i tablet Android. Due filosofie diverse, un prodotto Nexus, un prodotto customizzato. Prodotto Nexus che spunta per alcune caratteristiche e il customizzato per altre. Ovvero, sicuramente Sony ha un design che forse è un po' più elegante e più accattivante. Spessore ridottissimo e peso ultraleggero, veramente un piacere da tenere in mano. Se a questo aggiungete la possibilità di avere l'LTE, cosa non presente su Nexus 10, l'espandibilità della memoria, cosa altrettanto non presente su Nexus 10, nonché le varie certificazioni P55 e P57, quindi la resistenza all'acqua e alla polvere, avete veramente un terminale da urlo. Da urlo, sì, direi anche nel prezzo da urlo, perché ufficialmente la versione LTE costa 699 euro e 5,99 è la versione Wi-Fi, se non ricordo male, o un po' di meno. Però insomma, sono sicuramente delle fasce di prezzo abbastanza elevate. Però ecco, avete sicuramente delle caratteristiche di tutto rilievo. Di qua cosa abbiamo? Nexus 10, fascia di prezzo molto molto bassa per questo terminale. Il problema qual è? È trovarlo. Non si trova, almeno in Italia non è possibile comprarlo direttamente, ma di importazione ovviamente, con tutti i problemi che ne possono derivare da speculazioni varie, per esempio. Non abbiamo la possibilità di avere l'LTE, non abbiamo ovviamente le certificazioni, ma cosa abbiamo? Abbiamo un prodotto Nexus che si aggiornerà sempre, si aggiornerà prima degli altri, un prodotto con lo schermo che attualmente è il top per quanto riguarda gli schermi presenti sui terminali, un'architettura hardware comunque di tutto rispetto perché abbiamo un Cortex A15. E abbiamo tutto il fascino dei dispositivi Nexus, massima modibilità e veramente massima flessibilità dal punto di vista software. Che dirvi ragazzi, io non saprei quello che consigliarvi, ognuno di voi avrà le vostre preferenze, spero di avervi messo in evidenza gli aspetti e le differenze più interessanti. Come al solito quindi vi ringrazio per avermi seguito, spero di non avervi annoiato. Se il video vi è piaciuto, per favore mettete un mi piace al video e iscrivetevi al canale. Grazie ancora per avermi seguito e un saluto da Technolost.